Buonasera. Questa sera siamo qui per qualcosa di molto bello. A qualche collega è venuta l'idea di riunirci, cioè di riunire i medici che hanno lavorato all'ospedale di Soveria e che sono in quiescenza. La cosa che volevo evidenziare è che le donne siamo pochissime. Cioè su 50 medici siamo 5-6 donne. Adesso magari ne mancano un paio, però queste erano le proporzioni tra i medici donne e i medici maschi dei tempi in cui noi abbiamo cominciato a lavorare. Siamo state trattate però, bisogna dire, da regine e abbiamo lavorato veramente bene nel nostro ospedale. Eravamo tutte persone preparate perché arrivavamo da università, io per esempio arrivavo da Padova, c'era gente che arrivava da Firenze, da Perugia, da Roma, quindi persone tutte preparate e abbiamo lavorato bene, abbiamo lavorato tanto, abbiamo lavorato con amore e abbiamo avuto veramente 20 anni, quasi 30, meravigliosi. Mio marito dice che questo ospedale purtroppo ha servito una sola generazione. Adesso sta morendo e noi speriamo fortemente che non muoia, perché siamo ancora legati a questo ospedale. Un'altra cosa che volevo dire a tutti i miei colleghi presenti questa sera è che sono onorata e contenta di avere fatto questa esperienza professionale con loro.